Allo Iacovone di Taranto, Zeman dovrà rinunciare all'infortunato Plizzari, forte distorsione alla caviglia destra, circa un mese di stop, e agli squalificati Brosco e Milani. L'estremo biancazzurro verrà rimpiazzato da Sommariva. Per l'ex Monza sarà la nona presenza in campionato, quinta dal primo minuto. Per la sostituzione di Brosco, ballottaggio tra Boben e Ingrosso, tornato in corsa per una maglia da titolare. A sinistra Crescenzi sembra in netto vantaggio su Gozzi, che non ha ancora esordito con la maglia del Delfino. Il terzino italo-nigeriano è arrivato a gennaio in prestito dal Genoa, dopo aver collezionato 12 presenze in B col Cosenza. Nel Taranto fuori per squalifica il centrocampista Rossetti, altresì indisponibili l'ex Crecco, Diaby e il centrale Manetta, alle prese con un infortunio di natura muscolare. La squadra di Capuano occupa la 14ª posizione con 5 punti di vantaggio sulla zona play-out. Sistema di gioco 3-5-2 davanti, l'ex Padova Bifulco, rinforzo del mercato di gennaio, e Tommasini a segno all'Adriatico nella gara di andata terminata 2-0 per i pugliesi. Finora 7 gol in campionato. Il Taranto ha pareggiato 9 volte 0-0. In casa il bottino è di ben 30 punti dei 41 certificati dalla classifica. Con Capuano subentrato a Di Costanzo alla terza giornata, soltanto 2 KO allo Iacovone contro Giuliano e Picerno. Curiosità, il 58enne tecnico di Salerno è tornato sulla panchina rossoblù a distanza di 21 anni. La prima esperienza, stagione 2001-2002, durò il breve volgere di 4 giornate. Eziolino Capuano, all'epoca 36 anni, venne sostituito da Gianni Simonelli, che portò il Taranto ad un passo dalla promozione in B, sfumata nella doppia finale contro il Catania di Ciccio Graziani.